Voga 2015, giorno 15. L'argomento di oggi è metà strada. Cos'hai imparato sino ad ora? E mi scuso per il sonoro del microfono, che sarà molto cupo perché la GoPro è nel contenitore a tenuta stagna. Non era il caso di portarsi la GoPro nel contenitore a caso. Allora, 15 giorni di Voga sono stati una sfida non indifferente, e so che qualcuno che ha cercato di cominciare assieme a me purtroppo si è perso per strada. È una cosa che succede tutti gli anni con i Veda. So che è una sfida molto complessa, aiuto, molto complessa, perché girare un vlog al giorno, ci ho provato, girare un vlog al giorno per tutti e 31 i giorni di agosto è certamente una sfida che con tutto il calendario può avere le sue difficoltà. Diciamo che quando io ho fatto i Veda in aprile è stata una sfida complicata, ma è quello che mi ha fatto imparare a trovare la spinta per dire: ehi, ce la posso fare, posso arrivare fino in fondo. E tra le altre cose è un'occasione per fare anche qualche piccolo esperimento. In questo caso sto potendo sperimentare la mia GoPro, wow, ritorniamo verso riva, sperimentare un po' la mia GoPro in acqua, anche se oggi devo dire che, essendo un po' ventoso, l'acqua è piena di alghe e quindi... Comunque, sino a questo momento ho imparato a essere tenace. Una cosa che avevo già imparato è una cosa che mi spinge, e ho imparato a essere un pochino più naturale quando sono di fronte alla telecamera, che, come ripeto, rispetto a quando ho cominciato, che ero più abituato comunque in generale ad essere davanti alla telecamera in auto, adesso ho imparato a essere un pochino più naturale anche quando parlo davanti alla telecamera, così, in un posto tranquillo. Bene, wow. Io direi che sono passati 2 minuti e mezzo, il mio bagno è stato abbastanza lungo, quindi noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Buon Ferragosto a tutti, ciao a tutti.